C'è una sola buona notizia nell'eliminazione dell'Italia ieri sera al playoff mondiale, e cioè che non ero io presente personalmente a Renzo Barbera e che quindi non sono io ufficialmente a portare sfiga alla squadra che tifo quando vado ad assistere dal vivo, perché è stato un marzo in cui la Juventus esce con tre sonore sberle dal Villarreal in casa dove ero presente. Almeno questa volta non c'ero io a Palermo. Magari qualcuno ha visto dal vivo tutte e due le partite e lo scettro di portasfiga, il Blitz, è diventato assolutamente lui perché io ero a casa. Ecco, questa, vabbè, a parte gli scherzi, battutina iniziale, devo anche dire che la sensazione è davvero diversa rispetto a quella della Juve, vuoi perché ero presente allo stadio dal vivo, vuoi perché sono molto più legato alla Juve rispetto che alla nazionale italiana, per quanto io abbia grande voglia e rispetto dell'Italia, lo sapete anche quest'estate, ho fatto tantissimi contenuti, ero felicissimo della vittoria dell'Europeo, ieri sera ero distrutto per non essermi qualificato al mondiale, il risveglio del giorno dopo è diverso, anche se stamattina ho aperto gli occhi, il primo pensiero è stato: ma davvero non stiamo andando al mondiale? La risposta è sì. Purtroppo è sì, ancora una volta è sì e rimane sì. Il giorno dopo il Villarreal ero molto molto più distrutto. Poi non so se è peggio perdere una partita 3-0 dopo aver giocato molto bene il primo tempo ed essere stato padrone anche del secondo, sebbene con niente occasioni colossali, oppure perdere al 92esimo una partita dove gli altri non hanno mai tirato in porta e tu hai fatto 32 tiri. Ma ci arriviamo anche a parlare di questo perché non siete stati d'accordo con me sulla valutazione della partita di ieri sera. Prima di tutto vi dico che ci sono due morali che ci portiamo a casa dalla partita di ieri sera, che sono cose anche note, non sono novità assolute, ma che vanno a ricalcare alcuni discorsi che secondo me uno rimane attualità e ci porterà sul futuro, e l'altro invece è un sempreverde. C'è OneFootball da scaricare qui sotto in descrizione per monitorare anche le prestazioni di Chiellini, perché ragazzi, molto probabilmente Giorgio avrà l'ultima gara con la nazionale italiana martedì contro la Turchia per poi ritirarsi, e questo potrebbe diventare importante anche ottica Juve, perché Giorgio ha un altro anno di contratto con noi, ma senza l'idea e l'ambizione del mondiale che si dovrebbe giocare tra dicembre, novembre, dicembre dell'anno prossimo, attenzione che Giorgio potrebbe non fare un'altra stagione con la Juve, su OneFootball seguiranno aggiornamenti. Tanto parto proprio da qua perché l'anno prossimo la Serie A inizierà il 14 d'agosto per fermarsi appunto tra novembre e dicembre per via del Mondiale. Noi fermeremo il campionato italiano per vedere un Mondiale, un altro campionato del mondo senza Italia ancora una volta, e sarà tristissimo, sarà terribile, sarà terrificante. E cosa ci porta questo ragionamento? Che purtroppo rimane sempre quello. Il calcio l'ha davvero inventato il diavolo probabilmente. Quello che rimane e che rimarrà immortale nella storia non saranno i 32 tiri con la Macedonia, no, quello che rimarrà immortale sarà 0-1, passa la Macedonia. Ed è per quello che io rimango sempre dell'idea di individuare nel risultato la cosa più importante nel calcio, perché è quella che cambia gli umori, è quello che fa raggiungere gli obiettivi, non è la prestazione in campo. Perché alzi la mano, sinceramente ragazzi, alzi la mano chi ieri sera era dell'idea che la squadra in campo più meritevole del passaggio del turno potesse essere la Macedonia. Qualcuno mi ha detto che non è d'accordo sul fatto che meritavamo di vincere la partita. Ragazzi, a me l'Italia ieri sera è piaciuta, e tanto, perché l'Italia ieri sera ha creato, ha prodotto, è arrivata davanti, ci è arrivata bene, movimenti senza palla, movimenti sui piedi, poi non l'abbiamo buttata dentro, ma l'Italia là ci è arrivata. È vero, non ci sono state colossali occasioni da gol, tranne quella di Berardi, che me la sognerò ancora di notte, probabilmente quella di Mimmo Berardi a porta vuota. Ma c'è un motivo: se l'Italia non è riuscita a concretizzare tutta quella mole di gioco che ha fatto, è perché negli ultimi metri i singoli non sono riusciti a convertire, e tante volte hanno appunto tirato addosso ai difensori avversari o non centrato lo specchio della porta. Ma questo non significa che Mancini abbia lavorato male con l'Italia, perché l'Italia il suo l'ha fatto, e alla grande la partita l'ha fatta, l'ha dominata, era lei la padrona assoluta del campo. Poi la disattenzione, poi la sfiga, poi il pelo nell'uovo, ed è molto più probabile che giocandola altre 99 volte, altre 100 volte, 99 passi l'Italia, è l'unico futuro visto in cui è davvero la Macedonia vincere, è quello di ieri sera. Abbiamo beccato la timeline sbagliata. È molto più probabile vincere se tiri in porta. Ma io ribadisco che preferisco sempre una partita in cui ho meno occasioni da gol o tiro meno in porta, ma poi la vinco, piuttosto
piuttosto che una partita con 32 tiri in cui loro non fanno niente fino al 90esimo e poi perdiamo e non andiamo al mondiale. Io rimarrò sempre di questa idea che alla fine è il risultato quello che conta, e alla fine se raggiungi i risultati sei più contento. Anche quest'estate, per dire, la finale, quando abbiamo vinto ai rigori. Il vincere ai rigori è una vittoria diversa, se vogliamo, rispetto alla vittoria dentro il campo nei 90 minuti o nei 120 minuti. È una vittoria, non dico fortuita perché non è vero, perché c'è tanto anche dentro i calci di rigore, però è una vittoria diversa, è pure una vittoria, è una vittoria, mi porta a casa quella, come me la sono portata a casa per il mondiale, come se la sono portata a casa nel 96 con la Champions. Eppure ieri sera una squadra che doveva vincere tra le due era l'Italia, e non è una questione di bel gioco o brutto gioco, perché l'Italia secondo me ha fatto veramente una bella partita, e poi è mancata quella roba lì. Però avrei preferito un'Italia un po' più umile, con meno tiri in porta, ma che me ne fa almeno uno e vince lei 1-0 o 2-0, 3-0, perché ieri sera veramente secondo me si poteva dilagare, perché loro dietro erano vergognosi. Ma secondo me non è vero che l'Italia non meritava di vincere ieri sera. Poi che il mondiale non si sia che il mondiale si sia perso ieri sera e basta, no, non è vero, è una bugia, lo abbiamo detto, no? Ci sono stati i gironi e bla bla bla. Io devo dire anche una cosa, tutta questa negatività sul momento Italia, sulla rifondazione, io non ne vedo troppo la necessità in questo momento. Mi sembra una situazione molto diversa da quella di 4 anni fa. Sono anche molto più sereno, sono anche molto meno critico nei confronti dell'allenatore, perché è vero che Mancini sicuramente delle responsabilità ce le ha, perché insistere, perseverare su alcuni giocatori tenendone fuori altri sicuramente non è stato fantastico. Però secondo me 4 anni fa, ragazzi, la situazione era molto più pesante, molto più difficile, ma molto molto molto. Basti guardare che comunque la nostra nazionale ha un'ossatura giovane, perché in tante squadre italiane stanno giocando dei prospetti giovani, e questo può essere sicuramente qualcosa di positivo per il futuro. E il passaggio successivo, vabbè, oltre al fatto che una nazionale senza Juventini praticamente, perché ieri sera c'è stato il solo Chiellini entrato a pochi secondi dalla fine, nazionale senza Juventini è sempre sinonimo di non vittoria praticamente, e purtroppo Bonucci era infortunato, Locatelli aveva appena recuperato dal Covid e così via, non sono stati disponibili, non hanno potuto aiutare. Il secondo punto è la sterilità offensiva, perché non ce la portiamo avanti da oggi, alcune sensazioni le abbiamo avute anche quest'estate all'Europeo. E qual è stato il plus di questa nazionale? Qual è stato il momento in cui questa nazionale ha cambiato faccia? L'inserimento di Federico Chiesa al posto di Domenico Berardi. E lì si è visto veramente una botta di vita lì davanti. A me Berardi piace, e anche tanto, ma quando la gente mi dice dovremmo comprarlo e metterlo titolare alla Juventus, a me viene da ridere. Perché Berardi non può essere oggi titolare alla Juventus e nemmeno avrebbe margine di crescita, perché è un classe 94. Berardi è un ottimo giocatore che sta facendo ottime cose nel Sassuolo, ma lo vediamo, quando gli si chiede quel qualcosa in più poi va in difficoltà. Al di là del gol sbagliato a porta vuota, Berardi è stato veramente l'unico giocatore ieri sera ad avere 4, 5, 6 palle gol pulite tra i piedi, e le ha sbagliate tutte, le ha cannate tutte, perché un conto è giocare col Sassuolo, un conto è trascinare l'Italia o trascinare la Juventus. Io sono dell'idea che Berardi non possa farlo questo, e sono dell'idea che quando quest'estate è entrato Chiesa al suo posto abbiamo visto un'Italia sicuramente migliorata, e quindi Federico Chiesa è il nostro trascinatore. Purtroppo anche lui infortunato, lo sappiamo, noi con la Juve veramente ci abbiamo fatto il callo, ma quello assolutamente. E probabilmente il ciclo di Insigne, al pari di quello di Chiellini, è terminato, dato che Insigne andrà a giocare a Toronto, campionato veramente non allenante, nel quale probabilmente verrà tagliato fuori dalla nazionale, è anche quello di Ciro Immobile, che ieri sera era capitano, e anche lui ha sul groppone, sulla responsabilità, un bel po' di macchie, perché ieri sera la prestazione di Immobile è stata un po' così. Ed è qui entra le colpe di Mancini, perché non lo scopriamo certo ieri sera che l'Italia ha dei problemi in zona gol perché il nostro attacco fa fatica a segnare. Però dall'altra parte io vedo tanti giocatori, appunto Chiesa che quando tornerà ci darà una mano, ma lo stesso Zaniolo, Scamacca, Raspadori, che sono tutti giocatori che possono diventare importanti, possono... 4 anni fa non c'era niente, ragazzi, 4 anni fa c'era Belotti,
4 anni fa c'era Belotti e basta, te lo devi far andare bene, non c'erano prospetti, Belotti, il Sharawi, quella gente lì che insomma aveva comunque già una certa età, non c'erano giocatori che stavano venendo fuori. Io invece adesso li vedo, i vari Tonali, Locatelli, lo stesso Barella che ieri sera sì non ha giocato bene, ma Bastoni che è l'erede naturale di Chiellini, lo stesso Mancini che potrebbe inserirsi nelle rotazioni insieme a Bonucci, perché Bonucci continuerà. Insomma, io Di Lorenzo che continuerà ad essere titolare al posto di Florenzi, che comunque ieri sera ha fatto un'ottima partita, io vedo dei margini. Donnarumma che difenderà la nostra porta ancora per tanti anni. Quattro anni fa vedevo il buio e facevo un po' fatica a... Poi qua apro una porta che è legata alla Juventus, perché secondo me se devo scegliere tra pagare 50, 60, 70 milioni, 80 milioni, quelli che saranno Zaniolo, perché comunque le richieste sono quelle lì per Zaniolo, e io dico boh, oppure 35 milioni Raspadori, io non ci penso neanche, vado su Raspadori. Poi qua due doverose precisazioni: una, non sappiamo se sono effettivamente 35 milioni perché Carnevali non ha fatto la cifra, non ha detto il prezzo, ha detto potremmo essere interessati anche in futuro a trattare con la Juventus sulla falsariga dell'affare Locatelli, perché la nostra intenzione è quella di vendere i giovani in rampa di lancio per garantire a loro un futuro, mettere a posto i conti. Ma ad oggi Raspadori, l'intenzione solo è tenerlo per un'altra stagione, rimandiamo al mittente le offerte, anche a gennaio l'abbiamo fatto, che non significa che Raspadori sia in vendita e tantomeno che costi 35 milioni. Dico anche inoltre che non dobbiamo assolutamente ragionare sul discorso di Raspadori o Zaniolo come eredi di Dybala, ve l'ho già detto, ve lo ribadisco, ve lo ripeto, non ci sarà un erede di Paolo Dybala. La Juventus si muoverà per cercare di migliorare la squadra in generale e spero veramente che la qualità di Dybala venga riproiettata sul centrocampo, perché anche ieri sera l'abbiamo visto con Jorginho che manteneva ordine, non ha fatto niente di trascendentale, ma l'ordine l'ha messo, e Verratti che accendeva la luce, veramente Verratti migliore in campo a mani bassissime, comunque con un centrocampo in grado di dare palloni, di gestire palloni, di creare occasioni da soli. Io adesso come la riguardo la Juventus, sapendo che in quella zona di campo c'ho Rabiot e ieri sera mi sono visto Verratti? Se sul centro-sinistra c'hai Rabiot e sul centro-sinistra c'hai Verratti, secondo me cambia abbastanza la partita. Secondo me cambia abbastanza. Davvero diventa una partita differente. E quindi noi dobbiamo cercare di migliorare il centrocampo, perché è veramente la zona in cui facciamo più fatica in assoluto. Poi dobbiamo prendere qualcuno là davanti, ragazzi. Cioè, qualcuno là davanti va preso. Dybala esce, Bernardeschi probabilmente esce. Vediamo Morata se verrà riscattato. Cuadrado inizia ad avere una certa età. 35 milioni secondo me ora come ora non sono tanti soldi, e io uno come Raspadori lo andrei a prendere, magari anche non riscattando Ken, perché Ken non è già obbligo di riscatto adesso, diventa obbligo di riscatto più avanti, nell'anno prossimo, a determinate condizioni. Poi io sono convinto che Raspadori non sia pronto per essere titolare nella Juventus, però ragazzi Raspadori è un giocatore molto interessante, molto interessante. Se devo scegliere 50, 60, 70 per Zaniolo o 35, sempre ammesso e non concesso che sia un 35 per Raspadori, vado di là, ma non guardatelo come erede di Dybala. Poi qualcuno qua mi ha detto, perché ne ho parlato un po' su Twitter, sì però 35 milioni sono comunque soldi, non li andrei a investire su Raspadori, capisco 15-20. Il problema ragazzi è che 15-20 il mercato di oggi non ce li ha più, cioè non esiste più il 15-20. Chi compri con 15 milioni di euro? Qual è il calciatore che compri con 15 milioni di euro, con 20 milioni di euro? Qual è la società che per un suo giocatore importante o magari giovane, di prospettiva, interessante, che sta facendo bene, ti chiede 20 milioni di euro? Perché sarebbero ad andare a prendere tutti questi calciatori, non esiste più, non esiste più. Ad oggi il mercato parte dai 35-40 milioni di euro. Per i giocatori giovani, di prospettiva, lo stesso Scamacca costava 40 milioni quest'inverno, Quest'inverno lo stesso Scamacca costava 40 milioni e oggi non abbiamo bisogno di uno Scamacca. Non abbiamo bisogno di uno Scamacca, ora come ora, assolutamente no, perché abbiamo già preso Vlahovic e probabilmente riscatteremo Morata. Però Raspadori, che è un giocatore diverso, a me l'unico dubbio di Raspadori è sulla posizione in campo, perché secondo me è o una mezza punta o comunque una punta moderna, non una prima punta classica, ovviamente anche per un discorso legato al fisico, che non so se possa giocare effettivamente sull'esterno. È vero che col Sassuolo Dionisi quest'anno lo sta facendo giocare lì, è anche vero che lo stesso mister del Sassuolo dice che fa un po' più fatica lì piuttosto che dentro l'area o comunque vicino all'area, dentro il gioco. Però anche ieri sera l'impatto che ha avuto Raspadori secondo me è stato positivo, e Raspadori
a mio modo di parere, a mio modo di vedere, a mio parere, si candida per diventare titolare al posto di Insigne in questa nazionale, ovviamente fino a che non tornerà Federico Chiesa. Però l'idea, l'ipotesi di vedere Chiesa a destra, Spadori a sinistra, Scamacca al centro come futuro attacco della nazionale, ma secondo me è qualcosa di concreto. Vedremo se Scamacca andrà al Milan o all'Inter, dato che si parla di queste squadre qui, e vedremo se la Juventus riuscirà ad accaparrarsi invece Raspadori, che potrebbe essere appunto un altro terzo del tridente dell'Italia del futuro, senza mai dimenticarci appunto Zaniolo, che rimane sempre lì. Però ribadisco, ora come ora, oggi come oggi, vedendo anche i campionati che stanno facendo Zaniolo e Raspadori, sempre tenendo in considerazione che uno gioca nel Sassuolo e uno gioca nella Roma, però se uno costa il doppio dell'altro probabilmente vado più su Raspadori, ma ovviamente qua sono chiacchiere al vento perché siamo a marzo, siamo a fine marzo e non abbiamo idea di quelli che saranno i nomi del mercato della Juventus, non abbiamo idea di quelli che saranno gli obiettivi della Juve. Ma Raspadori non dispiacerebbe, è ovvio che non dovete assolutamente inquadrarlo, paragonarlo a Dybala e immaginarvi che il cambio è 1-1, no, la priorità della Juventus in questo mercato, per quanto mi riguarda, perché magari non è così, ma per quanto mi riguarda dovrà essere il centrocampo, e in più qualcuno davanti bisogna prenderlo, perché ragazzi ne stiamo a essere numericamente molto pochi. Fatemi sapere un po' le vostre considerazioni qui sotto e vediamo se esce qualche notizia nel pomeriggio da commentare molto volentieri.